Salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette e bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie secondaria dedicata a The Banner Saga Trilogy. Dunque, lo scorso episodio abbiamo avuto un sacco di problematiche perché purtroppo ci sono morti dei importantissimi personaggi, ci è morto Briggs. Quindi siamo assolutamente deboli dal punto di vista del fronte di Arberrang di un importante Varl. Però il lato positivo è che abbiamo un altro Varl sostitutivo per reggere il gioco. In questo momento ci troviamo nuovamente nel gruppo di Yuno con davvero pochissimi giorni a nostra disposizione. Ivar ci chiede di fermare la carovana. I corvi a malincuore ne approfittano per riprendere fiato. Abbiamo Bellower alle calcagna, non possiamo fare finta di niente, sappiamo tutti come andrà a finire. Sai bene cosa succederà se opponiamo resistenza a Bellower. Se il serpente ci aspetta alla torre, dovremo affrontarlo con Bellower alle nostre spalle. Non possiamo permettercelo. Ho sempre voluto incontrare Bellower, sembra il momento giusto. Chi altro vuole vedere una leggenda in azione? E con leggenda intendo me. Sono stanco di camminare, difenderò questa posizione. Non tornerai indietro. E poi, chi ti porterà fino a lì? Vado. Per quale motivo? Dimentichi che io conosco i distruttori. Ho passato molto tempo qui. Posso parlare io con lui. E sono l'unica che può farsi luce da sé. Nel peggiore dei casi li posso distrarre per poco tempo. Nel migliore dei casi? Beh, forse impareremo qualcosa. C'è qualcosa che non ti convince nella disponibilità di Alfrun. Lei ammicca astutamente. E se non volesse parlare? È quello che spero, allora. Non sarà la prima volta che sparisco senza lasciare traccia. Ci rivediamo lungo la strada. Non ho alcuna possibilità di convincerti, vero? No, ma forse hai un messaggio che vuoi farmi recapitare? Wow. Meglio evitare di fare il mio nome. Mi sembra la scelta migliore perché è davvero... davvero hai ferri corti con noi. Probabilmente hai ragione. Juno fa apparire una luce. No, scusate, Alfrun fa apparire una luce. Juno sta a guardare, ma non fa nulla per fermarla. Ok, ragazzi, speriamo che Alfrun riesca a portare a casa l'obiettivo. Questi dirupi erano alle dimore dei distruttori, perché comincio a vedere un bel po' di movimento qui davanti. Qualsiasi cosa tu faccia, Ditch, non urlare. Stavolta le ombre dinanzi viste con la coda dell'occhio sono vere, davanti e dietro. Gli altri le hanno notate e stanno estraendo silenziosamente le armi, luccicanti come un banco di pesci mentre vi raggruppate. Un ululato fa tremare la terra e riecheggia tra le rocce, come circondarvi. Bellower è là fuori da qualche parte, contro la tua volontà subentra la paura. Ci sono distorti ovunque davanti a voi, raggruppati assieme per rallentare il vostro percorso, e altri ancora si intravedono all'orizzonte. Manca così poco, dice Valgard, e capisci la sua frustrazione. Allora, questo mi sa che non ce lo possiamo permettere. A girarlo mi sa che dobbiamo guadagnare ulteriormente tempo. Fatti strada attorno alle masse. Provate ad aprirvi un passaggio di luce oltre le figure all'orizzonte, talvolta ripiegando quando serve, ma ormai vi hanno fiutato. Si riversano intorno a voi in un silenzio inquietante. Dobbiamo combattere, vero? Ragazzi! Finirà sempre male qua, finirà sempre male. Non abbiamo neanche i tank, non abbiamo neanche i tank, perché sono ritornati indietro a combattere contro Bellower. Cazzo! Non abbiamo neanche i tank. Porca vacca, ragazzi. Allora, lui, Oli, la rinnegata che ha la possibilità di evocare delle creature... E chi cavolo mettiamo ancora? Lei che cos'ha come abilità già, Juno? Confonde il nemico. Hanno la volontà aumentata. Ok. Mentre invece Ewind cos'ha?
Arco di fulmini. Ah, ok, impediscono e ripristina l'armatura. Ecco, questo mi sembra già buono. Mettiamo Ewind, andiamo a livellare questo brav'uomo di Iver. Quanto ci costa? 10? Qua ne abbiamo 3, qua 2, ok. Allora, andiamo a livellare. Scusate, ho sbagliato. Andiamo a livellare un po' consenso, quindi. Lui può ancora guadagnare dei punti? Sì. Quindi andiamo. Mazza, 21 punti. Questo vorrebbe dire che possiamo livellare lui. Ok. Guadagna muro di pietra e flagello sanguinoso. Perfetto. Allora, gli diamo la possibilità di diventare un pochino più tank. Ok, perfetto. E a questo punto facciamo livellare lui che ha 10 punti. Ottimo. E gli diamo che cosa? Qua così. Questo così. E direi che siamo abbastanza ok. Wow, ragazzi. Wow, la situazione non è per niente felice. Questo cosa permette di fare? No, questo non mi piace particolarmente. Tra l'altro non abbiamo neanche oggetti, ragazzi, non abbiamo oggetti. Cerchiamo di portare a casa la pagnotta. Dio mio, quanti sono! Dio mio, quanti sono! Oh, cavolo, 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 no, come cavolo ce la faccio io qua a superarli? Questo cos'è? Borur? Oh, santo cielo! Ok, allora. Cerchiamo di giocarcela così. Ah, ecco, attenzione, qua c'è la roba. Quindi facciamo così, così. Così e lei qua. In modo tale che abbia dei danni aggiunti se non ha alleati adiacenti. Anzi, mettiamola un po' più vicina, così. Ok, speriamo che ci vada bene. Allora, lui arriva fino a qua. Quindi noi avanziamo fino qua. Allora, lui lo spostiamo qua. Facciamo un muro di scudi. Lui lo spostiamo qua. E facciamo un muro di scudi. Poi tocca Doli. Spostiamo qua e non può attaccare purtroppo nessuno. Va bene, aspettiamo. Adesso. Minchia, lei non ci arriva? Sul serio? Non arriva ad attaccarli? Va bene, allora usiamo l'abilità Pietre spinose. Cerchiamo di iniziare a creare degli alleati finché possiamo. Lui invece ha la possibilità, vediamo un pochino. Arco di fulmini però non ci arriva. Rocce dal sottosuolo. Proviamo a bloccare così. Ok. Ah, cavolo, fa danno lì. Da vicino. Peccato.
Ok, iniziamo ad avanzare e giochiamocela tutta su di lui. Ok, perfetto. Poi tocca a lui, lui avanza e lo uccide. Bene. Poi lui avanza e si mette qua. Ho fatto spostare lui qui perché se avessimo fatto spostare Ivar aveva meno punti. Quindi non ci conveniva assolutamente. Ok. Allora, tocca a lui. Andiamo a danneggiare lui. Magari però con tempesta di asce è meglio. Uno, due, tre. Solo tre danni, va bene. In compenso, però, abbiamo la problematica che adesso lui è da fare fuori tendenzialmente. Aia! Aia! Scusate, perché non posso? Ah, ok, perché dobbiamo muoverci. Allora, direi ci muoviamo qua e allora adesso usiamo appostarci su di lui. Ok. Poi tocca a lui, direi proviamo ad andare qua e proviamo a usare catena di fulmini. Eh no, purtroppo non possiamo, dobbiamo aspettare. Allora, tocca a lui adesso. Spostiamolo qua. Ok, e andiamo a fare un bel po' di danno con lui. Va bene. Flagello sanguinoso anche qua. Bene, molto molto bene. Ecco, questa effettivamente è stata una scelta sbagliata da parte mia. Me ne rendo conto. Ok, proviamo a vedere un po' se... Sì, siamo fortunati. Perché adesso andiamo a danneggiare lui con un danno. E andiamo a farne 5 qua. Benissimo. Perfetto. Aia. Allora. Andiamo qua. Tempesta di asce. Va bene, sempre meglio di niente. Poi. Lui continua a... Però aspettate, magari posso... Sapete che però forse potrei provare a iniziare a colpire lui. Ok. Aia! Aia. Ok, questo per fare la posta cosa sono? 3, 4 e 2. Ok, quindi se io adesso mi sposto qua, vuol dire che deve essere a 4 e 2. Quindi teoricamente se io mi sposto qua, dovrei riuscire a farlo.
Vero? Perfetto. Ok. Aia, mazza, ma i frombolieri, ragazzi, fanno malissimo. Fanno davvero malissimo. Per l'amor del cielo, aiutami e fammi fare i 3 danni. Ah, deviato. Cazzo. Cazzo. Mamma mia, ragazzi, sono davvero tesissimo. Tesissimo. Ok, ottimo, abbiamo bloccato lui. Adesso ci spostiamo subito qua dietro e usiamo di nuovo pietre spinose. Ok, comunque stiamo cercando di andare. Facciamogli un danno, facciamogli comunque un danno. Sono tutti punti ferita che possiamo andare a guadagnare. Ci sono davvero troppi. No, ci sono i rinforzi. Porca puttana, sono arrivati i rinforzi avversari. Porca puttana. Non avevo visto il timer. Non ce la si fa, non ce la si fa. Non ce la si fa assolutamente. No, non ce la facciamo. Ragazzi, ci ho provato. Ci ho provato. Siamo davvero troppo deboli. Siamo davvero troppo deboli qua. Nel vuoto non reggiamo. Ok, uno è stato promosso, il problema è che adesso tutti sono ulteriormente feriti. Forse in effetti la scelta migliore era caricare, però avevo paura che caricando non avessi la possibilità di scappare, o quantomeno speravo che giocandocela con calma potessimo andare a combattere contro un numero di nemici ristretto. Il fatto è che abbiamo perso tutti i tank dei Varl e soprattutto siamo anche underlivellati.
Quindi qua si fa sempre più difficile. Alzati, sussurra Juno nel tuo orecchio, e ti alzi con un sussulto. Non sei sicuro di dove ti trovi o come tu sia ancora vivo, ma sei dolorante. Juno insiste per andare avanti, così prendi un paio di corvi svenuti e ignori il dolore. E con questo torniamo ad Arberrang. Aia ragazzi, aia! Avete visto? Questo qua è tutto vuoto. Altri eserciti si sono abbattuti sulle ripide rupi nere di Arberrang in passato, proprio come i distorti stanno facendo ora. Vi siete ritirati ancora ed è costato caro, migliaia di morti, ma è stato necessario. I lamenti delle Banshee sono risuonati a lungo nella notte sconfinata, ma il muro di roccia nera non è mai stato sfondato, ti assicurano i riparatori. Anche dopo la morte di così tanti, lo spazio è limitato. Aleo annuisce quando gli dici che ha intenzione di andare a prendere un po' di aria fuori dall'affollata sala riunioni. I sopravvissuti si sono accampati in diversi gruppi in cima alla roccia nera. Ti chiedi quante delle famiglie cucite sul tuo stendardo siano ora solo un ricordo. Poi noti quanto sia strano il silenzio. I clan hanno perso la voglia di creare guai e persino i distorti si sono ritirati. Forse sei al sicuro qui. Forse i riparatori hanno ragione. Ok ragazzi, siamo messi davvero davvero malaccio, perché non abbiamo molte opzioni. Vediamo solo l'oggetto che abbiamo guadagnato nello scorso combattimento, può spostarsi di 2 caselle per ogni punto volontà speso. Attacchi non deviabili, devia gli attacchi dell'armatura, schiva gli attacchi. Madonna ragazzi, è ancora più forte di questo. Ok, gli diamo assolutamente lui. E ha detto questo ragazzi, ci salutiamo perché la situazione sta diventando sempre più complessa. E che dire ragazzi, ci vediamo ogni settimana come sempre, lunedì e giovedì con Crusader Kings 2, martedì e venerdì con Europa Universalis 4 e mercoledì con The Banner Saga Trilogy. Un saluto a tutti ragazzi e a presto, ciao!